Solidi, dinamici, innovativi. A noi di AZ Gomma piace presentarci così, perché dal 1973 siamo specializzati in cinghie di trasmissione e nastri trasportatori con un unico obiettivo: produrre innovazione per l'industria ceramica. Da 50 anni AZ Gomma crede nel fare bene, quel valore che ci ha permesso di conciliare eccellenza artigianale e produzione industriale con alti standard di personalizzazione. Perché dalle nostre radici è nato il futuro, al servizio dell'industria ceramica. AZ Gomma, tailor made for you. Buonasera e ben ritrovati da Sassuolo Oggi TG. L'amministrazione comunale ha stanziato 1.800.000 euro per sostenere l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Queste importanti risorse servono a pagare le ore di personale educativo assistenziale per tutti gli alunni di tutti gli ordini di scuole, dalle scuole dell'infanzia alle superiori, statali o paritarie, e comprende anche le spese per l'inclusione dei ragazzi negli istituti privati convenzionati, come lo Spallanzani di Casalgrande e il Nazareno di Carpi, e il progetto tutor dell'Istituto Morante. A ciò si aggiunge il sostegno all'assistenza nei centri ricreativi estivi organizzati da associazioni sportive o socio-educative del territorio. È in corso di svolgimento a Bologna l'edizione 2024 di CERSAIE, il Salone Internazionale della Ceramica e Arredobagno. Tantissime aziende presenti e con buona parte di stranieri che hanno presentato le ultime collezioni di quest'anno. Ecco le parole del nuovo presidente di Confindustria Ceramica, Augusto Ciarrocchi. Il servizio completo andrà in onda domani sera nel nostro magazine Tile in the World su Qui TV alle ore 20:50. Presidente, è un esordio con degli argomenti importanti, con degli argomenti che comunque da tempo il settore si porta dietro. Sì, gli argomenti sono fondamentali per l'industria ceramica italiana, insomma, sono argomenti fondamentali che noi dovremmo cercare di perseguire a tutti i costi, perché insomma così ci limitano nella nostra professione, nel nostro business, e questo non è corretto, anche perché noi siamo aziende che hanno elevato l'asticella della sostenibilità anche quando di questa parola non se ne sentiva parlare, insomma. Ecco, allora, essendo stati precursori, avendo delle industrie che sono a livello mondiale come sostenibilità, non possiamo permetterci che arrivi produzione che non rispetti queste regole minime di civiltà senza far nulla. Dobbiamo battere su questi argomenti. E c'è comunque tutte le volte c'è comunque un avversario, un nemico in più. Adesso c'è all'orizzonte questa onda indiana che quasi si sostituisce alla Cina. Sì, i paesi emergenti indubbiamente sgomitano per colpire quei mercati che sono un po' più ricchi, mercati più importanti, no? Però noi non possiamo permettere di far entrare tutti se non rispettano quelle regole minime che vanno rispettate, insomma. Non possiamo permettere il mancato rispetto dell'ambiente, il mancato rispetto delle persone che lavorano in queste aziende, e loro ci vengono a fare concorrenza sleale da noi, insomma, è impossibile. Ultima cosa, l'Europa deve tutelarci di più. L'Europa deve tutelarci di più, ma altrimenti salta il banco. La perdita di posti di lavoro, poi non avremo problemi di CO2, ma avremo problemi di questioni ben più importanti, insomma, quando i territori non hanno più da lavorare. Sono partite ieri le operazioni di potatura e rimozione di alcuni pioppi cipressini morti o in grave stato di salute nei pressi del Parco Ducale di Sassuolo. Le lavorazioni, eseguite dalla provincia di Modena in collaborazione con il comune di Sassuolo, riguardano circa 8 alberi presenti nel tratto a sud di Viale Palestro. Nell'ambito dell'appalto dei lavori, inoltre, è prevista la rimozione delle principali ceppaie, l'allacciamento all'impianto di irrigazione del comune di Sassuolo, la sistemazione del piano carraio del percorso. È prevista poi la messa a dimora del
nuove piante che sarà eseguita nel periodo più idoneo per garantire il corretto attacchimento delle piante stesse. L'ospedale di Sassuolo ha ricevuto da una famiglia che desidera restare anonima una donazione di 60.000 euro. La somma ha consentito di acquistare un ecografo multidisciplinare installato all'interno del poliambulatorio Ars Medica di proprietà della società. Il nuovo strumento diagnostico di ultima generazione è già a disposizione di diverse discipline mediche, in particolare cardiologia e ginecologia. La donazione ha anche consentito l'acquisizione di un ulteriore ecografo portatile smart, utilizzabile ovunque, costituito da un'unica sonda con tecnologia wireless. Passiamo adesso allo sport. Il Sassuolo vince 2-0 a Lecce con un gol per tempo e si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia. I neroverdi hanno sbloccato il risultato al 13° con un gol del difensore neoarrivato Muaremovic, poi al 79° hanno allungato le distanze con la rete di D'Andrea. La squadra di mister Fabio Grosso affronterà agli ottavi il Milan, invece sabato al Mapei Stadium i neroverdi ospiteranno lo Spezia per la 7ª giornata di Serie B. Con questo è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che la prossima edizione di Sassuolo Oggi TG è in programma per domani. Vi auguriamo una buona serata.